a questo webinar gratuito proposto dall'associazione. E come qualcuno di voi saprà, IA è molto legata al tema delle competenze e web marketing e competenze vanno a braccetto sostanzialmente perché il web evolve molto molto velocemente. E nel nostro percorso abbiamo chiesto a LinkedIn di provare a collaborare insieme per creare un evento che potesse iniziare a ragionare su tematiche che possono aiutare anche su questo terreno il mercato assicurativo a crescere. Quindi oggi, insieme ad alcune persone di LinkedIn, ragioniamo su come LinkedIn Sales Navigator può aiutare il mercato assicurativo ad incrementare la propria rete sullo strumento. Dopodiché vedremo anche un case e adesso vi presento i relatori di oggi. Sono Federico Sattanino, Enterprise Relationship Manager di LinkedIn Sales Solution, Davide Raciti, Enterprise Account Executive sempre di LinkedIn, Chiara Sivieri, Enterprise Relationship Manager di LinkedIn e Elisabetta Bertuzzo, Marketing Specialist di Wide Group, che ci racconterà come Wide ha utilizzato lo strumento LinkedIn per incrementare la propria rete di vendita e non solo. Iniziamo passando la parola a Federico Sattanino, Enterprise Relationship Manager di LinkedIn Sales Solution. Grazie mille Emanuela e buongiorno a tutti e grazie soprattutto a Italian InsurTech Association per ospitarci quest'oggi e darci la possibilità di raccontarvi LinkedIn e parlare di quello che facciamo. Dunque, condivido il mio schermo, che è la frase dell'anno probabilmente con sei su muto. Allora. Eccoci qua, vi chiedo gentilmente mi conferma che vediate le slide, per favore. Sì. Perfetto. Allora, buongiorno a tutti. Sono Federico Sattanino e gestisco le relazioni con i clienti italiani di LinkedIn Sales Solutions, che è la divisione di LinkedIn che si occupa della trasformazione digitale dei processi commerciali. Quindi, in sostanza, aiutiamo le imprese, e nello specifico i dipartimenti commerciali e marketing, a generare opportunità di business e sviluppare relazioni con i clienti utilizzando LinkedIn. Oggi sono collegato da Dublino, a differenza dei miei colleghi Davide e Chiara, che invece sono in Italia, e insieme collaboriamo sui progetti dei nostri clienti per appunto aiutarli nella digitalizzazione delle vendite. Prima di lasciare la parola ai relatori di quest'oggi, da cui sono certo trarrete degli spunti molto interessanti e anche pratici per certi versi, vorrei giusto fare una brevissima introduzione su LinkedIn in generale e introdurre alcune considerazioni su come le piattaforme digitali, e in particolare social, hanno cambiato il nostro modo di vivere, relazionarci e quindi, in ultima analisi, lavorare. E per farlo, noi in genere partiamo da un'immagine che ci aiuta a vedere proprio il cambiamento che è avvenuto negli ultimi 10 anni. Quindi partirei proprio da questa immagine, che anche ai non romani dovrebbe essere familiare. Questo è uno scorcio di Via della Conciliazione verso San Pietro. Qui siamo nel 2005, alla vigilia dell'elezione di Papa Ratzinger. E questa è un'immagine che oggi ci colpisce, prima di tutto perché se la raffrontiamo rispetto all'ultimo anno e mezzo che abbiamo vissuto, non siamo più abituati a vedere, diciamo, un tale raggruppamento di persone, primo aspetto. Ma ci sorprende anche perché, almeno per quanto mi riguarda, è un'immagine che non appartiene più al nostro tempo, perché manca qualcosa, e mi verrebbe a dire manca qualcosa che attiene proprio al nostro, senso estetico odierno. E lo vediamo se la raffrontiamo a quest'altra immagine. Qui siamo neanche 10 anni dopo, stesso luogo, sempre a San Pietro, qui siamo alla vigilia dell'elezione di Papa Francesco, e qui possiamo fare alcune considerazioni. Innanzitutto c'è l'introduzione dell'elemento tecnologico. Ora, in realtà i più attenti avranno notato che nell'immagine precedente, in basso a destra, c'era anche un pioniere con un telefono a conchiglia, a testimonianza che c'è sempre chi, diciamo, sperimenta prima questi trend. Però ecco, nell'immagine che vediamo adesso, 2013,
c'è l'introduzione dell'elemento tecnologico, non solo, elemento tecnologico da mobile. Quindi un cambio proprio nel nostro modo di rapportarci con la tecnologia e anche di rapportarci tra di noi, perché con l'avvento del mobile che porta con sé le piattaforme social, noi generiamo una quantità di date in qualunque cosa che facciamo. C'è spesso la statistica rispetto alla quale negli ultimi pochi anni l'umanità ha generato più dati che in tutta la sua storia. Ed è un dato che colpisce effettivamente, perché noi qualunque cosa facciamo adesso produciamo dati. E questo ci dà la misura del cambiamento che è avvenuto, e questo cambiamento porta anche, diciamo, delle conseguenze in termini di le nuove esigenze che abbiamo. In questo caso qui vedete in maniera, diciamo, un po' scherzosa quello che ci spaventa oggi maggiormente, quindi un segnale wifi debole, una connessione lenta, una batteria che si sta esaurendo. In realtà per certe persone questi potrebbero essere anche dei simboli diciamo, che rappresentano un aspetto salvifico perché significa che posso disconnettermi. Però in realtà ci danno la misura del fatto che abbiamo un'esigenza noi oggi, che è quella di essere connessi, ed è un'esigenza primaria. E questa esigenza porta le nostre vite, o meglio le nostre vite digitali, a convergere verso un certo numero di destinazioni, grandi destinazioni, che qui vedete elencate. Questo è un ranking di Business Insider sulle piattaforme social ritenute più affidabili dagli utenti. Perché è importante questo aspetto dell'affidabilità? E qui, diciamo, viro decisamente verso l'argomento di oggi. Perché nel mondo di oggi, nel mondo delle vendite, specialmente nel mondo del processo d'acquisto che è cambiato, e lo vedremo tra poco, è sempre più importante, è sempre più preponderante il ruolo che queste piattaforme hanno nel fornire informazioni ai nostri interlocutori, quindi ai nostri buyer, ai nostri acquirenti professionisti. Per cui è molto importante che noi siamo in grado di incontrarli laddove loro vanno a reperire queste informazioni e a nostra volta reperirne noi su di loro. Pensate che oggi il 57% di una decisione d'acquisto in ambito B2B avviene prima ancora di parlare con il commerciale. Questo dal punto di vista dell'impresa, del commerciale, mi ci metto anch'io in quanto commerciale, potrebbe sembrare una catastrofe, che uno dice, oddio, ho completamente perso metà del processo, non ho controllo. In realtà non è così, perché se noi siamo in grado di veramente andare a incontrare i nostri buyer e fornire informazioni e ottenere a nostra volta, se li incontriamo sul terreno comune, possiamo trasformare questa situazione a nostro vantaggio. Ed effettivamente questa è, diciamo, la filosofia che c'è dietro a un network professionale rispetto a un network personale. Quindi, laddove noi frequentiamo un network personale, principalmente per trascorrere tempo, quindi fare attività che attengono alla socializzazione, rimanere in contatto con amici, intrattenerci, passare il tempo in senso lato, per quanto riguarda invece un network professionale, gli iscritti e i fruitori di questo tipo di network hanno come principale obiettivo quello di investire il loro tempo e quindi svolgere attività del tipo generare e mantenere la propria identità professionale, sviluppare i propri contatti, cercare opportunità che siano opportunità di lavoro, quindi cambiare lavoro, oppure opportunità di business, quindi sviluppare relazioni con i clienti. Insomma, una destinazione d'uso, potremmo dire, molto diversa. E questa è esattamente la filosofia che sottende a LinkedIn, perché di fatto la nostra visione, che io credo sia abbastanza nobile nel senso del termine, è quella di creare un'opportunità economica per ogni membro della forza lavoro globale. Quindi ogni membro significa veramente dallo studente all'imprenditore, alla startup, PMI, fino ad arrivare alla multinazionale. E questa visione si traduce nel connettere, quindi nel connettere professionisti e aziende per renderli più produttivi e di successo. Quindi fare in modo che possano cogliere le opportunità. Ora, a questo punto potreste dire, vabbè, ok, però come si fa questa cosa? Cioè, in concreto, che strumento ho per fare questo? Beh, si fa attraverso i dati. Di fatto, LinkedIn nasce nel 2003, siamo in Italia dal 2011, e quindi sono circa 18 anni che LinkedIn, mappa il sistema economico globale
per creare una rappresentazione digitale dell'economia, in quello che noi chiamiamo l'economic graph, quindi un grafo economico, che sia, rappresenti una mappatura di tutta, la forza economica globale. E questo perché, sostanzialmente, beh, per essere in grado di riconoscere i trend e prevederli, quindi trend, per esempio, nelle assunzioni, trend nelle vendite. Tutto questo genera un economic graph di cui vi faccio vedere uno screenshot. Pardon, è partito il video qui. Questo è uno screenshot. E sostanzialmente vedete che qui, in questa fotografia, ci dice che in questa piattaforma ad oggi ci sono 756 milioni di iscritti, di cui 15 milioni in Italia. Qui mi soffermo un attimo perché 15 milioni su una forza lavoro stimata in 23 milioni circa. Beh, è una penetrazione non indifferente, siamo oltre il 60%. Se pensate che nel 2011, quando abbiamo iniziato in Italia, eravamo 1 milione di iscritti in Italia. È una piattaforma che è in continua crescita, ci sono 3 nuovi iscritti al secondo. E questo si vede anche nella quantità di aziende che fanno parte della piattaforma. Sono più di 57 milioni e più di 500.000 in Italia. In questa rappresentazione digitale noi vediamo anche le opportunità lavorative che ci sono nel mondo. 17 milioni, vediamo le competenze, quindi tutta la tassonomia delle skill nel mondo del lavoro. Ma oggi in particolare ci soffermeremo su questo aspetto qui, ovvero le attività di vendita giornaliere, cioè gli scambi e le interazioni che avvengono tra i buyer e i venditori. E ora a questo punto sì che potreste chiedere, va bene, io ho questo mare magnum di dati, ma come faccio a sfruttarli in maniera strategica e strutturata per effettivamente generare opportunità di business? Ebbene, qui non voglio rovinarvi la sorpresa perché passo la parola a Davide Raciti che ci parlerà proprio di questo. Grazie Federico e buongiorno a tutti. Provo a condividere lo schermo anch'io. Ho bisogno dei poteri di condivisione perché non vedo la possibilità di farlo. Ora sono il relatore, perfetto. Ok, dovreste vedere la slide in questo momento, datemi conferma, però ci siamo. La vediamo. Ok, perfetto. Allora, mi chiamo Davide Raciti, un po' mi ha introdotto anche Federico, sono responsabile per l'acquisizione di grandi clienti per la linea di business, appunto, Sales Solutions di LinkedIn e come anticipato cercherò di rappresentare rapidamente sia i connotati, diciamo, della nostra value proposition, partendo appunto dall'argomento introdotto da Federico, l'evoluzione dei processi di vendita, per poi andare un po' più verticalmente su tutte quelle soluzioni aziendali che poi compongono il nostro portafoglio di offerta di soluzioni per la vendita e concludo poi con un momento di demo dove andremo effettivamente ad osservare alcune di quelle che sono le funzionalità principali della piattaforma Sales Navigator. Partirei proprio appunto da un'osservazione appunto sulle peculiarità dei social network. Una delle peculiarità è sicuramente quella della possibilità di poter creare delle linee di business, dei prodotti, delle soluzioni aziendali che poi sono destinate ai canali B2B, B2C, sulla base di quelli che sono un po' le esigenze dinamiche, sempre più dinamiche del mercato, i trend del mercato, le tendenze dei nostri utenti. E quindi creiamo effettivamente la linea di business sales 7 anni fa, quando ci rendiamo conto, analizzando i nostri dati, che effettivamente le figure più attive all'interno del network erano proprio quelle figure commerciali che trovavano e trovano sicuramente tuttora fertile il network di LinkedIn per sviluppare una proposizione commerciale nei confronti poi di tutti quegli interlocutori business presenti sulla piattaforma. Quindi già da qualche anno in effetti noi portiamo sul mercato questi dati che come sempre diciamo esplodono prima negli Stati Uniti e poi a cascata diventano applicabili su altre parti del globo.
tre persone su quattro in ambito B2B cercano informazioni su prodotti e servizi all'interno dei social media, quindi cambiano i canali, il processo decisionale di acquisto diventa sempre più frazionato, coinvolgendo sempre più interlocutori per una decisione di acquisto, e poi diciamo che le chiamate a freddo probabilmente oggi sono sempre meno efficaci in un mondo che direi un po' cambiato, ecco, diciamo così. E proprio l'ultimo cambiamento, l'ultima evoluzione è arrivata un po' con l'arrivo purtroppo del Covid, che oltre a causare la chiusura di quasi la totalità degli uffici aziendali nel mondo, ha certamente poi accelerato tutti quei cambiamenti che nella professione di vendita erano già in atto e noi raccontavamo già da qualche tempo. Vedendo poi il punto di vista sia da una parte dei venditori che dall'altra parte dei buyers, degli acquirenti, i venditori hanno apprezzato completamente la tecnologia come mezzo, come dire, abilitatore delle vendite, e hanno incominciato anche a utilizzare degli strumenti di intelligence che magari in precedenza, specialmente tra i più resistenti, come dire, sostenitori dell'analogico, avevano un po' tenuto a distanza. Il virtual selling è diventato, diciamo, l'unica forma poi sostanzialmente attuabile di vendita, non era più l'altra tipologia di vendita, era vendita e basta. E diciamo che non è neanche una novità, noi lavoriamo in questa forma già da parecchi anni, esiste già prima dell'inizio della pandemia, però certamente l'ultimo anno poi ha permesso a molte organizzazioni di vendita di ridisegnare un po' il modo in cui operavano, e rendendo anche poi al contempo il processo di acquisto digitale più rapido e efficace. Giusto per darvi un esempio, darvi un dato, da marzo 2020 le offerte di lavoro da remoto su LinkedIn sono aumentate di oltre 5 volte globalmente. Se andiamo a vedere alcuni territori, come per esempio il Regno Unito, lì le offerte di lavoro da remoto sono aumentate di 9 volte. Quindi di conseguenza anche dall'altra parte i buyers sono stati, gli acquirenti sono stati sicuramente più difficili da raggiungere in altro modo se non virtualmente. E noi ogni anno pubblichiamo diversi rapporti, uno di questi è proprio lo State of Sales. Ogni anno lo pubblichiamo e racconta un po' le evoluzioni che noi osserviamo nel mondo della vendita. Secondo il nostro sondaggio, per esempio, nel Regno Unito, il 76% degli acquirenti lavorava da remoto, quasi il 50% sia negli Stati Uniti che poi nel Regno Unito ci conferma che il lavoro da remoto ha reso più facile prendere le decisioni di acquisto. E se prima i buyers, solo il 39% avrebbe preso in considerazione l'acquisto da un venditore che non aveva mai incontrato di persona, oggi il 60% afferma di essere felice di farlo anche oltre il 2021. Quindi effettivamente assistiamo a un vero e proprio shift sul virtuale che probabilmente persisterà anche dopo il 2021. Le organizzazioni dovranno imparare a sviluppare e costruire sicuramente sempre meglio delle relazioni come dire, delle relazioni digitali, appunto per competere, diciamo, in questo nuovo scenario. E quindi noi che tipologie di strumenti poi mettiamo a disposizione delle aziende al fine di adattarsi sempre di più a questo contesto di mercato così mutevole? Beh, delle soluzioni che sicuramente aiutano le organizzazioni e poi le singole persone a poter identificare le proprie audience commerciali in termini di interlocutori, in termini di aziende, per andare poi a estrarre delle informazioni, degli insight rilevanti per creare poi un ingaggio personalizzato, un ingaggio che passa poi dal canale LinkedIn. Quindi effettivamente le due soluzioni che proponiamo del nostro portafoglio sono due, le core, sono Sales Insight e Sales Navigator. Con Sales Insight ci troviamo, diciamo, nella parte alta del funnel commerciale, è una soluzione che diciamo, si rivolge a chi all'interno delle organizzazioni si occupa dell'attività di pianificazione commerciale, solitamente le sales operations, insomma, comunque chi si occupa di questa attività, ed è uno strumento di intelligence che viene utilizzato centralmente dalle aziende, appunto con quell'obiettivo di prioritizzare mercati, settori e tutte quelle aziende che
alle quali possono accedere attraverso appunto quella base dati LinkedIn, rappresentata appunto poc'anzi da Federico, dall'Economic Graph e poi da quelle che sono le dimensioni che compongono questo grafico economico, che poi non è nient'altro, banalizzandolo, che la rappresentazione di poi tutti i dati che sono contenuti su LinkedIn. Cos'è il Sales Navigator? Lo vedremo tra poco, ma essenzialmente parliamo di una soluzione che estrae i dati da LinkedIn e che si, come dire, personalizza secondo le preferenze commerciali di ogni singolo utente. Quindi è una soluzione, che consente ai singoli professionisti di identificare il proprio target di riferimento accedendo a tutta, la base dati LinkedIn e secondo tutte le informazioni calde in real time che un'azienda o una persona producono sul network, una soluzione in grado di raccogliere degli insight commerciali in maniera automatizzata anche sfruttando il machine learning e poi uno strumento utile all'ingaggio libero tramite messaggi, referral, presentazioni con tracking e di visualizzazioni, lo vedremo appunto tra poco. Sintetizzando quindi i dati e gli insight provenienti da LinkedIn, alimentano le nostre soluzioni di vendita, che poi noi riteniamo, diciamo, siano la chiave per potenziare poi la strategia di go-to-market, dell'intera organizzazione su LinkedIn. Quindi forniamo ai dipartimenti, di Sales Operations i dati di cui hanno bisogno per creare i piani di vendita, diciamo, accurati, informati e dinamici. Forniamo ai dipartimenti di vendita gli strumenti per lo sviluppo poi del new business e anche strumenti a supporto del consolidamento delle relazioni esistenti sia in chiave di upsell che poi in chiave di cross-sell e diamo la possibilità poi all'organizzazione di attingere ad un'unica base dati affidabile, quella di LinkedIn, su cui poi l'intera organizzazione può sviluppare delle azioni. Quindi, diciamo, partendo dalla pianificazione commerciale, abbiamo detto ci troviamo fa parte alta del funnel. Sales Insight ci permette di fatto accedere a più di 60 milioni di organizzazione e prioritizzarle non soltanto sulla base della crescita effettiva di queste aziende, ma soprattutto sulla base della crescita dei dipartimenti più rilevanti in termini di target persona a cui potersi rivolgere. Quindi facciamo un esempio, supponiamo che l'azienda che utilizza questa soluzione venda e si rivolga al CFO ed in genere ai dipartimenti finance ed acquisti delle organizzazioni prospect. Bene, diciamo che Sales Insight è in grado di poi fornirci il dato di tutte quelle organizzazioni che stanno crescendo di più nei ruoli e nei dipartimenti target a quale poi l'azienda si rivolge, quindi dove stanno crescendo di più i dipartimenti. Finance, se è quello il dipartimento dove noi poi andiamo a sviluppare la nostra proposizione commerciale. Ci consente poi anche di esportare questi dati su uno dei CRM nostri partner, come ad esempio Dynamics di Microsoft o Salesforce o anche altri partners, e ci permette inoltre di poter porre il focus anche sul white space, quindi tutte quelle organizzazioni e persone con le quali non è mai avvenuto un'attività di ingaggio. E come lo diciamo, come sappiamo questa informazione? È proprio questo il secondo aspetto fondamentale, diciamo, dell'utilizzo di Sales Insight, la possibilità di identificare le relazioni, cioè la possibilità di prioritizzare quelle aziende da sviluppare sulla base di quelle metriche sviluppate su Sales Navigator da parte dei team di vendita, quindi capire effettivamente quali sono quelle organizzazioni prospect con le quali i sales hanno interagito, hanno sviluppato maggiori connessioni o viceversa, in ottica appunto di white space, tutte quelle aziende non ancora prospettate o con le quali non sono state sviluppate delle attività di ingaggio. Poi uno strumento molto potente perché ci consente, una volta analizzate le organizzazioni, i dipartimenti e i ruoli più importanti, di estrarre le informazioni sul CRM, di esportare i dati in lista Excel o ancora meglio di esportare le liste di aziende sulle quali appunto porre un focus direttamente all'interno delle piattaforme Sales Navigator dei venditori che poi le riceveranno diciamo in chiave inbound e potranno appunto prioritizzarle per effettuare delle attività di ingaggio.
Una volta che i venditori, diciamo, ricevono il loro elenco di account su cui concentrarsi, possono sviluppare l'attività in chiave inbound o possono poi effettivamente andare a individuare quelle che sono le lead, i contatti più interessanti all'interno di queste aziende per poi sviluppare l'attività tramite il Sales Navigator. Il salvataggio dei contatti business e quindi di quegli interlocutori con i quali vogliamo interagire, ecco, produrrà una serie di insight all'interno della newsfeed di Sales Navigator, che poi sono quegli insight che ci consentiranno, aggregati da un punto di vista commerciale, a interagire attraverso un'informazione, diciamo, calda. Infine, diciamo, il tutto, come lo vedevamo all'inizio, in piena integrazione con i CRM che si integrano alle nostre soluzioni, in modo da cominciare dinamicamente ad arricchire il CRM anche con i dati LinkedIn attraverso appunto quei dati in real time su persone e su aziende, e l'integrazione poi ci consente effettivamente anche di evidenziare i contatti che si spostano da un'azienda a un'altra, oppure creare dei contatti direttamente da Sales Navigator verso il CRM. Visto che ho introdotto appunto il concetto di Sales Navigator, farei un momento di demo, quindi anche l'utilizzo di queste piattaforme e l'utilizzo appunto di Sales Navigator. Grazie Davide, per la parola, ma soprattutto grazie a IIA per la possibilità di partecipare a questo webinar e quindi di andare a condividere come Y-Group, il progetto che abbiamo sviluppato assieme a LinkedIn e quindi dell'ausilio della piattaforma di Sales Navigator. Vi condivido il mio schermo. Confermate che vedete tutto. Confermato. Allora, Y Group, innanzitutto chi è? Noi siamo un broker assicurativo italiano con delle competenze digitali e un forte orientamento tecnologico. Abbiamo sviluppato un modello operativo di InsurTech Broker Aggregator, grazie al quale abbiamo digitalizzato e automatizzato tutti i processi di intermediazione assicurativa. Pertanto, la tecnologia, la spinta innovativa sono delle caratteristiche che sono proprio alla base della nostra realtà e soprattutto che fanno parte della nostra quotidianità e operatività. Da qui l'idea di improntare un nuovo progetto, quindi in collaborazione con LinkedIn e con l'ausilio, come dicevo, della piattaforma di Sales Navigator, perché sicuramente per rispondere all'esigenza di una nuova strategia digitale. Quindi la tecnologia fa già parte della nostra quotidianità, vogliamo continuare quello che è il nostro percorso in innovazione. Quindi il nostro filone, l'orientamento tecnologico e la digitalizzazione dei processi, reinventando anche un po' quello che è il ruolo del consulente assicurativo. E tutto ciò questo va a braccetto con un progetto più ampio di sviluppo commerciale che ha a che fare sia con un piano di crescita da parte dell'azienda, della realtà, ma sia anche con un piano individuale dei nostri account commerciali. Quindi la costruzione proprio di un nuovo business che esula un po' dai canali tradizionali, proprio insomma com'è la voglia di rivoluzione e di trasformazione di Y Group. Andiamo infatti incontro a dei consumatori, dei clienti che sono sempre più esigenti e digitalizzati, ma soprattutto, come raccontato prima dai colleghi di LinkedIn, abbiamo affrontato nell'ultimo periodo uno scenario insolito di emergenza sanitaria che ci ha costretti sicuramente a una distanza forzata. E questa distanza ha radicalmente modificato la nostra sfera personale, ma anche e soprattutto la nostra metodologia di lavoro. Abbiamo dovuto riorganizzarci e soprattutto è stata caratterizzata da una limitazione dei rapporti personali. A livello proprio di ruolo di consulente assicurativo, il rapporto personale è fondamentale. Infatti, come Y-Group, sottolineiamo sempre che la tecnologia ci aiuta tantissimo, ci supporta,
è un ausilio fondamentale per l'operatività, però dall'altra parte il fulcro, il centro e il nostro valore aggiunto, la risorsa più grande sono sicuramente le persone e quindi il valore umano. Pertanto il ruolo del broker, del consulente assicurativo, si svolge proprio attorno a questo rapporto, a questo valore umano che ha con i propri clienti, al contatto, alla stretta di mano, al calore che ci può essere, nel momento di un incontro, di una lead, di un prospect. Quindi tutti questi aspetti che, sicuramente vanno coltivati e, che hanno a che fare con un incontro vis-à-vis. Bene, proprio in considerazione di questa nuova emergenza e quindi dell'arrivo della tecnologia che è aumentata esponenzialmente, ma soprattutto anche l'utilizzo delle piattaforme web, ci hanno un po' fatto ripensare a quelle che erano le nostre metodologie di approccio, di vendita e di contatto. Infatti, come anticipato da Davide, LinkedIn è proprio uno strumento, una piattaforma che riesce a metterti in contatto con una rete di persone, che riesce a favorire questo incontro. Da qui appunto la nascita dell'idea di questa collaborazione e di questo progetto. Vediamo se. Per andare incontro a che cosa? A delle nuove aspettative. Sicuramente da questa collaborazione ci aspettavamo e ci stiamo aspettando, perché il progetto sta proseguendo anche per quest'anno, che cosa? L'evoluzione del ruolo del consulente. Pertanto non riesco più ad incontrare potenziali lead oppure i miei clienti di persona, i rapporti umani sono del tutto raffreddati e sono limitati, pertanto cerco di mettermi in gioco come attraverso una profilazione online. Non c'è più la stretta di mano e quindi l'incontro di persona, ma che cosa c'è? C'è la richiesta di un collegamento da parte di un consulente, quindi ha un profilo. La persona che riceverà questa tipologia di contatto non conosce nulla di noi, pertanto è fondamentale andare a instaurare subito un interesse e cercare di completare quanto più possibile il profilo, ad esempio banalmente inserendo un'immagine profilo per collegare quindi un volto ad un nome e cognome, in modo che la persona dall'altra parte, in quel brevissimo momento di contatto, possa capire velocemente le informazioni fondamentali. L'altra parte di aspettative, sicuramente, come annunciato prima, riguarda lo sviluppo commerciale. Quindi il nostro obiettivo era ed è quello di creare una nuova rete di lead e prospect per ampliare il portafoglio commerciale dei nostri account e sicuramente perché loro sviluppino un nuovo target, se desiderato, oppure vadano ad ampliare un target già preesistente in base alla loro specializzazione. E tutto questo grazie alla profilazione, alla ricerca mirata che Davide ci ha mostrato poco fa con la demo. Infine, la diffusione di una cultura assicurativa proprio all'interno della propria rete. Questo punto è fondamentale anche proprio a fronte dell'emergenza sanitaria che abbiamo affrontato, perché di fronte ad un futuro incerto, di fronte a nuovi rischi, il cliente, il consumatore ha proprio bisogno di sentirsi protetto dal proprio consulente, ha proprio bisogno di sentirsi capito e con risposte certe in linea con i propri fabbisogni, nuove tutele e nuove protezioni. Tutto questo è aumentato grazie, o sfortunatamente, al momento storico che stiamo vivendo, però c'è stato questo aumento di diffusione di cultura assicurativa ed è anche importantissimo, da parte di un consulente che questo venga intensificato attraverso la sua attività. Per questo, gli step operativi, che abbiamo affrontato, quali sono stati? Innanzitutto, l'anno scorso è stato formato un gruppo di prova con alcuni colleghi che, già avevano un profilo, LinkedIn e già presidiavano abbastanza come attività online, il loro profilo lo curavano e quindi pubblicavano anche degli argomenti, ripostavano degli articoli e quant'altro. Quest'anno abbiamo riproposto il progetto e abbiamo deciso di impostarlo della durata di un anno, quindi sicuramente ci tengo anche a dire che è un progetto che va coltivato nel tempo, i risultati sicuramente arrivano, noi abbiamo avuto parecchia soddisfazione, però ci vuole, come in tutti i rapporti, sicuramente costanza, quindi bisogna darsi tempo e soprattutto bisogna procedere per step.
Quindi il gruppo nuovo di colleghi è composto da colleghi dello scorso anno, che sono stati molto contenti, quindi hanno voluto proseguire questa attività, e da nuovi colleghi. Un'altra cosa fondamentale che noi abbiamo notato è sicuramente il fatto di creare una community dentro una community. Quindi LinkedIn già di per sé lo è. Noi per riuscire a mettere a terra questo progetto abbiamo creato con questi colleghi che appunto stanno utilizzando la piattaforma Sales Navigator un'altra piccola community, dove all'interno c'è uno scambio reciproco, ci sono dei suggerimenti, ci sono degli spunti utili che sicuramente sono necessari per poter avanzare sempre di più con questa attività. Altra cosa che come Wide ci teniamo a sottolineare è il fatto che non c'è una formula precisa da seguire perché funzioni o soprattutto per potenziare in brevissimo tempo la propria rete. È la costruzione di un rapporto, è la costruzione di messaggi efficaci, approntare delle comunicazioni che nel tempo possono essere più o meno efficaci rispetto che al passato, quindi all'inizio sarà un po' per tentativi e poi sicuramente una volta presidiata e improntata la propria presenza online arriveranno le prime soddisfazioni, quindi si riuscirà a costruire una solida rete di contatti. Pertanto, parlando proprio degli step operativi, abbiamo iniziato con la cura per un'efficacia del profilo, quindi una presentazione di quello che è il consulente assicurativo a partire dall'immagine, come vi dicevo prima, del profilo e sicuramente una descrizione di tutta quella che è la sua esperienza, di quelle che sono le sue competenze e di quelle che sono le sue specializzazioni. Fondamentale perché parliamo proprio di un biglietto da visita. Nel momento in cui noi mandiamo il collegamento ad un contatto, lui avrà modo di conoscerci e di capire qualcosa in più di noi proprio attraverso la presentazione che noi andiamo a redigere. Alla base di questo, sicuramente l'impostazione di una strategia, e in questo siamo stati assolutamente supportati dal nostro consulente di LinkedIn, che quindi ci ha aiutato soprattutto a mettere a terra una strategia in ottica assicurativa, quindi il nostro settore di appartenenza, e dall'altra parte ci ha aiutato nella stesura di comunicazione proprio dedicate al primo approccio a freddo di lead e prospect. Da parte dei nostri colleghi c'è stato sicuramente lo studio di un target e poi la successiva costruzione di ricerche mirate di lead. Quindi, come mostrava poco fa Davide, attraverso queste ricerche e questi filtri, si riescono a trovare i lead in base al target appunto preferito, impostando vari livelli, e quindi da un macro gruppo di ricerca inizialmente trovato, si riesce sempre più a filtrare per poi andare a contattare le persone che risultano più in linea con il proprio target di riferimento impostato. Alla fine, diciamo, di tutto questo, puntiamo ad un ampliamento della rete di contatti. Questo che cosa vuol dire? Non solo quindi alla ricerca mirata di lead e di account aziendali, ma anche e soprattutto a una rete di contatti che riguardano colleghi dello stesso settore, ma anche di clienti già in essere. E questo si collega sicuramente anche al punto dopo, ovvero la pubblicazione di argomenti di interesse. Questo appunto in ottica di visibilità è importantissimo per un consulente assicurativo dimostrare la sua presenza, ma soprattutto aver modo di dare testimonianza di quelle che sono le sue specializzazioni, di quelle che sono le sue competenze, pubblicando dei contenuti che sono attinenti, che potrebbero essere di sicuro interesse e di sicura utilità per un cliente già in essere oppure per un eventuale lead prospect nel momento quindi del contatto. Quindi questa si traduce proprio in un'opportunità, diventa una vetrina per potersi esprimere. Pertanto, in conclusione, il nostro progetto con LinkedIn e di Sales Navigator, che cosa ha portato? Sicuramente a un'evoluzione delle tecniche di consulenza e di ricerca di nuovi contatti da parte della consulente. Questo perché, come dicevo, mancando il rapporto di persona, siamo tramutato tutto quanto in un rapporto, diciamo, virtuale. Quindi non c'è più il contatto, ma c'è una persona che è al di là di uno schermo,
schermo, quindi tutto quanto si raffredda. E in realtà invece, appunto, come dicevo, in questo ruolo è fondamentale perché alla fine venga instaurato un rapporto duraturo nel tempo e che quindi si manifestino quelle che sono le caratteristiche fondamentali di trasparenza, di chiarezza, di affidabilità e di fiducia. Al di là di quello, è importante che sotto la superficie vi sia lo sviluppo di soft skills che vengono piano piano maturate, che anche attraverso il digitale possiamo provare ad allenare, che sono sicuramente l'ascolto attivo, l'incontro e la comprensione delle esigenze del consumatore, del cliente che abbiamo di fronte e da qui la costruzione di una fiducia. Grazie mille. Io passo la Grazie mille Elisabetta, non ti sentiamo più e passiamo la parola a Chiara che ci introdurrà un po' come migliorare il nostro profilo su LinkedIn. Volentieri, grazie Emanuela. Molto bello, tra l'altro, Elisabetta, insomma, il racconto che ci hai fatto e anche l'ultima slide. Effettivamente condivido proprio il fatto che la tecnologia è un fattore abilitante in questo momento fondamentale, estremamente importante, però poi si basa evidentemente su quelle che sono le skill, le capacità, le competenze appunto delle persone. Quindi quello che abbiamo pensato di fare insieme in quest'ultimo quarto d'ora, ditemi voi poi insomma quanto tempo abbiamo. È proprio di andare in effetti a darvi qualche strumento molto pratico, quindi qualche suggerimento, qualche tips molto concreto per partire un po' da quella che è l'elemento fondamentale, ossia appunto come andare a ottimizzare e sviluppare al meglio il vostro profilo LinkedIn, perché è a partire da questo step appunto basilare che poi possiamo andare a costruire tutta quella che è fondamentalmente la nostra attività appunto professionale. Provo ora a condividere il mio schermo, fatemi sapere se si vede la presentazione. La vediamo. La visualizzate correttamente? Ok, perfetto. Perché vedere insieme il profilo LinkedIn? Diciamo che molto spesso quello che i miei interlocutori mi chiedono, comunque mi segnalano, è fondamentalmente una convinzione, cioè il fatto che il profilo LinkedIn sia una specie di versione digitale di quello che è fondamentalmente il nostro curriculum. Ecco, questo è proprio il primo punto, il primo mito, fatemi dire, che vogliamo andare a sfatare oggi insieme. Un po' si è già compreso da quello che dicevano appunto i colleghi, quindi sia Federico che Davide. Sicuramente è vero che LinkedIn è nato probabilmente all'inizio ed è famoso anche adesso tanto per le sue soluzioni dedicate al recruitment, quindi anche al talent, il fatto effettivamente di poter andare a cercare delle nuove opportunità professionali. Però sicuramente oggi non è più così. Abbiamo visto prima insieme dei numeri che sono veramente numeri molto indicativi, per cui Federico nella sua presentazione ci parlava addirittura di 756 milioni di membri iscritti oggi alla piattaforma. Se lo spaccato invece è quello sull'Italia, dicevamo prima circa più o meno 15 milioni di professionisti. Questo è un numero importante perché? Perché rende proprio evidente come sulla piattaforma quotidianamente c'è in realtà la possibilità di scambiarsi competenze, esperienze, informazioni, creare nuove relazioni proprio di business. Quindi è molto importante fare innanzitutto questo passaggio concettuale, direi, tra vedere LinkedIn come una copia digitale del nostro curriculum e vederlo invece come un fattore, una tecnologia, una piattaforma abilitante, dove noi che cosa andiamo a fare? Abbiamo fondamentalmente la possibilità di andare a lavorare, sviluppare, curare al meglio quello che è il nostro brand professionale, quindi il nostro professional branding. Vogliamo condividere con voi alcuni dati perché secondo noi insomma, è molto importante poi anche dare una consistenza, no? Alle informazioni, comunque alla conoscenza che condividiamo con voi. Per cui che cosa vediamo? Che il 75% degli acquirenti ricerca commerciali, appunto, consulenti, venditori su LinkedIn. Ora, che cosa succede però nel momento in cui i nostri potenziali clienti, i nostri potenziali appunto prospect vanno a cercare referenti commerciali o consulenziali che offrono i servizi che offre la nostra azienda?
Vedete che sulla destra ci sono due fotografie, insomma, rappresentano due screenshot di un profilo LinkedIn in alto, ben curato, insomma, completo. E in basso lo vedete assolutamente incompleto, non c'è addirittura la fotografia, insomma, del profilo, manca un po' tutto. Evidentemente, nel momento in cui il nostro potenziale acquirente va a fare una ricerca, appunto, di servizio, di contatti sulla piattaforma, la reazione che potrà avere nei confronti di un profilo come quello in alto piuttosto che quello in basso sarà molto diversa. Perché in effetti che cosa ci dicono questi dati? Vedete sulla sinistra che la metà delle persone che appunto cercano consulenti e commerciali su LinkedIn evita completamente l'interazione con profili incompleti. Però attenzione, perché invece la potenzialità è molto elevata. Infatti, il 92% degli acquirenti, dei buyer, appunto B2B, accetta di buon grado invece di andare a interagire con commerciali, consulenti che si rivelino esperti di settore. Quindi capite che la differenza tra il non essere appunto calcolati dai potenziali acquirenti e invece instaurare una nuova relazione di tipo appunto commerciale sta proprio per quanto riguarda la nostra piattaforma in quanto e come noi andiamo a curare proprio quello che è il nostro branding professionale fondamentalmente. Per cui quello che abbiamo pensato di fare appunto oggi insieme a voi è di vedere insieme un po' quali sono le cose che assolutamente non possono mancare per la creazione del vostro brand professionale su LinkedIn. In questa prima slide, diciamo che è un po' una specie di menu, o meglio, vediamo appunto insieme in un'unica slide 8 punti fondamentali che andiamo poi a dettagliare appunto insieme nelle slide successive. Quindi, che cosa non può mancare in maniera sintetica sul vostro profilo? Innanzitutto andiamo a curare quello che è il nostro indirizzo, quindi l'indirizzo URL web del nostro profilo LinkedIn, perché questo va a incrementare le possibilità di essere trovati, quindi molto semplicemente proprio il primo passaggio fondamentale, non solo sulla piattaforma, ma proprio sui motori di ricerca, quindi su internet. Altri punti importanti sono poi, come diceva prima anche Elisabetta, la foto profilo, che deve essere una foto professionale. E qua già vi do un primo spunto, insomma, di riflessione. Perché la foto profilo professionale è così importante? Perché profili con una foto profilo curata ottengono il 40% in più di probabilità di avere risposte ai propri messaggi in mail. Cioè, quando voi andate poi a contattare, insomma, i potenziali acquirenti tramite il Sales Navigator, avrete la possibilità quasi 50% o 40% in più che queste persone vi rispondano, semplicemente avendo aggiunto la vostra foto sul profilo. Quindi direi un piccolo passaggio che però ha un enorme beneficio. Ci sono poi una serie di altre categorie che andiamo a vedere insieme, tra cui l'immagine di sfondo, il sommario, tenete a mente quella che è la, come dire, conformazione del profilo. Quindi vedete la prima riga sotto il nome, in questo caso Veronica, è quello che noi definiamo il sommario e poi vediamo insieme perché è così importante. Subito sotto il sommario, se guardate l'immagine, c'è invece il riepilogo, che è un po' praticamente la sezione che noi abbiamo, che voi avete per andare a raccontare la vostra storia professionale. Proseguendo poi, quindi scorriamo appunto tutto il profilo, insomma, fino in fondo, quali sono le altre sezioni importanti? Troviamo innanzitutto la sezione delle esperienze professionali, dove possiamo effettivamente andare a raccontare quali sono le nostre competenze, la nostra esperienza appunto professionale nel corso del tempo. Importante, un primo suggerimento, poi andare a introdurre dei rich media, perché? Perché evidentemente catturano l'attenzione, no? Quindi quando voi leggete anche un articolo su un giornale piuttosto che appunto un post, molto spesso prima di mettervi a leggere appunto tutto il testo, la prima cosa che vi cattura appunto è proprio un'immagine piuttosto che un video. Quindi è un po' come dire il primo aggancio per poi spingere il vostro potenziale interlocutore a leggere appunto il profilo. E infine in basso, chi probabilmente insomma è già familiare lo saprà, troviamo che cosa? La sezione segnalazioni, cioè la possibilità di andare a ottenere praticamente e a dare un endorsement rispetto a noi come professionisti, appunto alla nostra azienda, dalle altre persone presenti appunto sulla piattaforma. Quindi questa era per darvi una prima panoramica, adesso andiamo a vederli molto più nel dettaglio e poi anche per darvi un po' una fotografia d'insieme di come si presenta il profilo LinkedIn. Quindi direi partiamo con quelli che sono proprio i suggerimenti pratici. Allora, primo step, parlavamo prima dell'indirizzo del profilo, dell'URL.
Che cosa è importante sapere in relazione a questo aspetto? Consiglierei a tutti coloro che hanno un ruolo, una responsabilità di tipo commerciale piuttosto che consulenziale, che hanno a che fare insomma direttamente con i clienti esterni o una posizione di responsabilità in azienda, di rendere il proprio profilo LinkedIn pubblico. Quindi questo lo potete fare cliccando in alto a destra sulla vostra fotografia e poi subito sotto sulle impostazioni. Perché è importante renderlo pubblico? Poi naturalmente ciascuno deve fare un po' le proprie valutazioni strategiche, però rendendolo pubblico aumentate la possibilità di essere trovati su internet, quindi sui motori di ricerca. Poi un altro aspetto importante, non so se lo sapete, ma il vostro URL può essere personalizzato inserendo ad esempio un nome piuttosto che il cognome. Anche questo è un suggerimento che vi diamo, perché? Perché anche in questo caso se qualcuno andrà poi a cercarvi con il vostro nome e cognome, vi troverà molto più facilmente. Quindi questi, insomma, sono quegli aspetti essenziali della URL. Inoltre, andando a personalizzare l'indirizzo in maniera semplice, quindi molto, ricordabile anche, potete in ogni caso poi andare a inserirlo, ad esempio, nella vostra firma digitale, piuttosto che, sul sito, insomma, ovunque lo riteniate, comodo. Una volta che abbiamo reso il nostro profilo trovabile sulla piattaforma, andiamo a curarlo. Quindi, punto numero uno, dicevamo prima, la fotografia, quindi la foto del vostro profilo. Caricate una foto con un profilo professionale. Che cosa intendiamo con professionale? Non il fatto che dobbiate andare a farla da un fotografo professionista. Va benissimo fare una foto con lo smartphone, anche perché poi ci sono tutta una serie di filtri che comunque la piattaforma mette a disposizione per migliorarla, insomma, un pochino. L'importante è che sia una foto del vostro volto o al massimo, insomma, diciamo mezzo busto, quindi fino alle spalle, semplice, vi renda appunto riconoscibili. Tendenzialmente, cercate di avere uno sfondo neutro, così non distoglie appunto l'attenzione da voi in maniera appunto molto chiara. Prima Elisabetta giustamente diceva che apparentemente questo è un passaggio banale. Ecco, in realtà i vantaggi di fare questo piccolo passaggio sono enormi, perché come vedete aumenta di 7 volte la possibilità di essere trovati sui motori di ricerca, non solo, ma i profili con una foto ricevono fino a 9 volte più richieste di connessione rispetto a quelli che non hanno una foto. Chiaramente, insomma, anche come si diceva prima, è come dire, una dimensione che ha a che fare poi con come interagisce l'essere umano, cioè abbiamo bisogno di vedere con chi parliamo per poterci effettivamente fidare. Poi, altro passaggio, in alto, subito sopra la foto profilo, c'è uno spazio per inserire un'immagine di sfondo. Ecco, questo è uno spazio che in realtà ancora probabilmente non è utilizzato da tutti. Non so se tra di voi c'è qualcuno che l'ha già aggiornata, piuttosto che magari non ha ancora avuto modo, sta pensando che cosa metterci. Direi che però è uno spazio a disposizione, quindi fondamentale sfruttarlo al meglio. Che cosa suggeriamo di inserire come immagine di sfondo? Ad esempio, possiamo mettere un qualcosa che richiama la nostra azienda, piuttosto che qualcosa che rappresenta profondamente noi stessi, insomma, il nostro stile professionale. Perché è così importante? Perché è la prima cosa che vediamo in alto, insomma, al centro, quando andiamo a vedere il profilo appunto di un professionista. Qui sulla sinistra abbiamo messo un paio di esempi. La collega, ad esempio, Lucia, ha scelto di mettere una fotografia del nostro ufficio headquarter di Dublino, quindi il nostro ufficio centrale in Europa, che consente di fare che cosa? Da un lato di dare proprio il senso, insomma, dell'accoglienza, del benvenuto, dall'altro, se dovessi chiedervi dove lavora, penso che la risposta sia veramente immediata, perché c'è un enorme logo che rende subito riconoscibile, senza troppi pensieri, di che cosa si occupa Lucia, insomma, in che azienda lavora. Una volta che abbiamo sistemato, diciamo, gli aspetti visivi del profilo, iniziamo però a pensare, quindi in maniera abbastanza strategica, come andare a personalizzare altri aspetti importanti. Vi ricordate che prima vi dicevo, subito sotto il nome e cognome c'è quella riga, il sommario. Ecco, il sommario, nel momento in cui voi scegliete di non scrivere niente in maniera personalizzata, vedrete che semplicemente il sistema riprende in maniera pedissequa quella che è di fatto il vostro ruolo attuale. Quindi se il vostro ultimo ruolo è consulente assicurativo per l'assicurazione X, automaticamente subito sotto il vostro nome e cognome troverete lo stesso titolo. Ora, questo è evidentemente, come dire, sul web, però un enorme spreco di potenzialità e di spazio, perché voi avete di fatto due sezioni con la stessa identica, come dire, definizione. Che può anche andare bene, però quello che vi invito a fare è pensate bene che cosa volete inserire qui, perché
Se il vostro profilo LinkedIn, immaginiamo che potesse essere un po' come dire il libro, insomma, che racconta, o il film che racconta la vostra storia professionale, chi siete come professionisti. Se così fosse, il sommario sarebbe proprio il titolo. Quindi è importante per stimolare le persone ad andare a leggersi poi tutto il vostro profilo, a meno che non siano già di loro molto motivate, riuscire anche in questo caso, come dire, ad agguantare la loro attenzione. Quindi provate a pensare a un sommario che sia in effetti accattivante. Qualche suggerimento che vi diamo anche in questo senso: potete andare a inserire sia semplicemente il vostro job title, quindi non c'è nessun problema anche lì, però magari sfruttate anche lo spazio a disposizione per o inserire in maniera chiaramente che dialogica, comunque che abbia un senso, delle parole chiave, magari della vostra industria, piuttosto che le parole chiave cercate dai vostri clienti. O provate a raccontare in maniera accattivante che cosa fate, quindi qual è il vostro contributo, no? Concreto poi con la vostra attività professionale. Subito sotto il sommario abbiamo visto che poi c'era una sezione che abbiamo chiamato riepilogo prima. Che cos'è riepilogo? Ecco, riepilogo, è proprio lo spazio che voi avete per raccontare la vostra storia professionale. È importante che il testo sia scritto in maniera professionale, non necessariamente però obbligatorio che sia scritto in maniera noiosa, no? Quindi utilizzate il vostro, come si dice nel marketing, tone of voice, utilizzate quello che è il tono di voce che maggiormente rispecchia chi siete come professionisti e o la vostra azienda. Per dare un po' un'idea di che cos'è l'riepilogo, anche perché forse è una delle aree dei profili che poi non è sempre così curata, no? Magari sarei curiosa poi di capire quanti tra di voi hanno effettivamente scritto qualcosa nell'riepilogo. Noi utilizziamo sempre una metafora che secondo noi è efficace, quella dell'elevator pitch. Non so se è come dire, un'immagine che già conoscete. È un'immagine che si usa soprattutto all'interno del contesti di vendita e che ci dice che cosa? Mettete il caso che voi siete alla ricerca, ad esempio, di un lavoro o dovete vendere qualcosa ad un'azienda. Entrate nella reception, nella hall di questa azienda, entrate in ascensore, fortuna delle fortune, in ascensore con voi trovate l'amministratore delegato. Ecco, avete probabilmente 20, 30, 40 secondi in base a quanto è alto l'edificio per dire qualcosa di intelligente, scherzando, però comunque andare a dire qualcosa che colpisca evidentemente quello che è un vostro interlocutore chiave. Quindi raccontare chi siete, che cosa volete e che cosa potete offrire fondamentalmente. L'idea è un po' questa: avete questo spazio nel profilo, pensate più o meno a 30-40 secondi di lettura, cercate di essere il più possibili efficaci. Per essere il più possibile concreto, abbiamo voluto comunque darvi qualche suggerimento per andare a, come dire, a scrivere il riepilogo perfetto, o il più possibile efficace. Dunque, i messaggi che è importante siano chiari nel vostro riepilogo sono che dovete comunicare chi siete, che cosa fate, perché il vostro lavoro è importante e che impatto volete avere, quindi anche in un'ottica potenzialmente futura, insomma, a tendere. Questi i messaggi che devono essere contenuti. Per quanto riguarda invece la struttura, vedete che vi abbiamo messo insomma quattro momenti fondamentali e vi suggeriamo di strutturarlo in questa maniera. Un primo paragrafo, una prima frase molto breve, riservata di fatto alle vostre passioni, ai vostri interessi professionali. Subito dopo, concentriamoci invece su che cosa? Su di fatto la vostra azienda. Quindi raccontate chi è la vostra azienda, che cosa fa, perché magari può anche essere che non sia uno dei più grandi mega brand, no? Quindi rendiamo chiari che cosa fa l'azienda. Terzo paragrafo, raccontiamo un pochino più nel dettaglio quelle che sono le nostre esperienze, senza però scendere troppo nello specifico, e chiudiamo riepilogo con una call to action. Che cosa vuol dire? Con qualcosa che spinga il nostro interlocutore ad agire. Ad esempio, se vuoi saperne di più sui servizi bla bla bla, contattami all'email e mettete il vostro indirizzo email. Quindi un qualcosa che spinga all'azione. Passiamo a questo punto a un'altra sezione del profilo ed è quella delle esperienze professionali. Scusatemi. Scendendo a questo punto abbiamo veramente la possibilità di andare a dettagliare a questo punto sì in maniera più ricca, insomma più approfondita, quella che è la nostra esperienza appunto professionale. Ora, visto che abbiamo detto all'inizio il profilo LinkedIn non è un curriculum vitae, non è necessario andare a inserire tutte quelle che sono state le nostre esperienze lavorative, se non lo riteniamo opportuno. Vi invito magari anzi ad andare a selezionare quelle che sono secondo voi le più rilevanti per
sono state importanti magari per voi per diventare la professionista, insomma, che siete in questo momento, piuttosto che vi hanno dato degli skill, delle competenze, avete raggiunto dei traguardi in particolare che ritenete importante mettere proprio in luce. Direi che altri suggerimenti in relazione alla descrizione delle esperienze, scusatemi, professionali. È che possiamo inserire qui, ad esempio, quelle che sono le nostre responsabilità, quindi di cosa ci occupiamo, i risultati raggiunti. Questo è un aspetto molto efficace, cioè nel momento in cui noi andiamo a raccontare, ad esempio, come abbiamo aiutato un cliente a organizzarsi per, non so, la pensione, risparmi post-pensione, eccetera, eccetera, piuttosto che come l'abbiamo aiutato a raggiungere una serie di obiettivi, è sempre uno storytelling molto efficace perché aiuta le persone a immedesimarsi nel vostro cliente, quindi a capire che potete fare qualcosa comunque anche per lui. Per cui, se volete, insomma, magari potete anche inserire, ad esempio, degli esempi, quindi qualcosa molto concreto, non so, una presentazione, un progetto, qualcosa di concreto su cui che è in grado, anzi, di valorizzare quelle che sono appunto le vostre capacità e le vostre competenze. Un altro aspetto molto utile per andare un po' a vivacizzare quella che altrimenti sarebbe la descrizione delle esperienze professionali è quello che vi scriviamo qua, ossia aggiungere contenuti multimediali. Parlavamo prima anche nella prima slide di rich media. Il suggerimento qui è proprio dovuto al fatto che siamo naturalmente, istintivamente portati comunque come esseri umani a direzionare insomma la nostra attenzione laddove qualche stimolo visivo è particolarmente magari non so colorato piuttosto che vivace, per cui inserire all'interno delle esperienze professionali ad esempio dei media che possono essere una presentazione, il link a un video piuttosto che delle brochure, dipende proprio lì da voi, è sicuramente un bel modo per rendere veramente più accattivante, più appealing il vostro profilo. Detto questo, poi non facciamo come dire un patchwork, no? Quindi cerchiamo di essere anche qua molto selettivi per darvi un'indicazione, diciamo che magari consigliamo di mettere nel riepilogo, quindi nella sezione in primo piano, massimo 5 media, mentre in ciascuna esperienza e ruolo professionale direi massimo 2, 2 o 3 media al massimo, quindi non esageriamo perché poi dopo il troppo stroppia. A questo punto l'ultimo passaggio che però è importante insomma condividere con voi è quello della segnalazione. Questa sezione in inglese viene indicata come recommendation, diciamo che la traduzione italiana letterale non rendeva esattamente l'idea, però è una sezione molto importante perché? Perché vuol dire che c'è qualcuno che comunque ha lavorato con noi, può essere un collega, un dipendente, un ex manager, piuttosto che un cliente addirittura, che è disposto a metterci la faccia, cioè è disposto a mettere la faccia per noi, per dire quanto siamo stati efficaci, quanto siamo competenti, quanto ci si può fidare di noi. Quindi capite che questo tipo di contributo, no, quando qualcun altro si spende come una nostra referenza, ha una potenza veramente molto molto importante. Quindi è importante per costruire il nostro brand. Come si fa a chiedere una segnalazione? Molto concretamente andiamo sul nome e cognome della persona da cui vogliamo appunto una referenza. Clicchiamo col tasto destro, vedete che si apre questo menu a tendina, tra cui c'è proprio richiede una segnalazione. L'ultimo punto, perché non voglio insomma dilungarmi troppo, è visto che tendenzialmente tendiamo a essere appunto pigri e questa persona che contattate di fatto vi sta facendo un po' un favore, sta facendo qualcosa per voi, cerchiamo di rendere il più possibile facile appunto per questa persona contribuire. Ad esempio, siamo molto specifici nella nostra richiesta, non mandiamo richieste di segnalazioni senza testo, ma spieghiamo proprio il fatto che magari ci terremmo ad avere la sua opinione su come abbiamo gestito il progetto X e Y, piuttosto su come stiamo portando avanti la nostra collaborazione negli ultimi anni, ad esempio. In questa maniera la persona saprà esattamente su quale capacità, progetto, competenza concentrarsi e quindi il lavoro sarà più facile per lei e sarà molto più efficace per voi, per il vostro brand professionale. Quindi abbiamo fatto proprio una carrellata, insomma, degli 8 punti essenziali che però è importante andare a curare per iniziare a sviluppare e pensare al proprio professional branding. Io vi ringrazio, spero insomma di aver dato degli spunti interessanti di valore. Passo a questo punto la parola a Liliana Emanuela e possiamo magari aprire la sessione di Q&A. Sì, assolutamente. Grazie Chiara. E chiedo a chi ci sta ascoltando se avete delle domande di scriverle in chat che vi rispondiamo. E intanto faccio una domanda a tutti e tre, nel senso a Federico, Chiara e Davide. Posto che la situazione
diciamo, del marketing online è cambiata necessariamente, come avete tutti quanti in questo periodo di pandemia, eccetera. Avete qualche sentore, qualche idea di quello che sarà uno scenario prossimo di ulteriore cambiamento oppure di indirizzo? Sì, magari provo a dare un primo contributo, poi Federico e Davide assolutamente integrate. Effettivamente siamo, come dire, passati attraverso un cambiamento, direi, epocale, molto importante, no? Soprattutto nell'ultimo anno e mezzo. Sarebbe però illusorio pensare che, ok, adesso chiudiamo la serranda, come dire, del momento di crisi, di epidemia e torniamo a quello che c'era prima. Quello che noi vediamo è proprio il fatto che abbiamo avuto nell'ultimo anno un incremento esponenziale delle interazioni sulla piattaforma. Pensate che si parla di oltre il 60%, e per alcuni aspetti, ad esempio, di dati veramente impressionanti, oltre il 1700%. Quindi questo ci dice che le persone adesso si sono spostate, hanno imparato a interagire appunto tramite questi canali digitali. E poi quando uno magari all'inizio è forzato, no? Però impara nuove modalità, si accorge anche che hanno dei grandi vantaggi, grandi benefici. Quindi perché tornare indietro? Perché tornare a un approccio magari che suonerebbe datato? Per cui è molto probabile, insomma, quello che vediamo noi è una continua crescita dell'interazione su strumenti appunto come LinkedIn sulla piattaforma, da integrare poi al meglio, quindi qua mi riallaccio a quello che diceva Davide prima, con strumenti che permettano, come dire, di veramente integrare questi strumenti nel workflow poi quotidiano di ciascuno di noi. In allineamento, diciamo, a quello che sta dicendo Chiara, io l'ho citato, diciamo, durante la presentazione. Noi ogni anno intervistiamo tantissimi utenti qualificati all'interno del network, e in particolar modo la nostra linea di business è focus su tutte quelle relazioni che hanno a che fare con l'evoluzione del mondo della vendita. Vi ho riportato alcuni dati che secondo me sono, come dire, indicativi di anche come le organizzazioni, trovandosi in un contesto così limitato, insomma, hanno provato a riorganizzarsi. La riorganizzazione è per il medio-lungo termine, per il lungo termine. Se i dati ci dicono che i lavori da remoto sono aumentati globalmente di 5 volte, ecco, quindi la pubblicazione degli annunci di lavoro in ambito lavoro da remoto sono aumentati così tanto, beh, non sono state aperte queste posizioni sicuramente per stare in vita pochi mesi. C'è uno shift vero e proprio, è proprio quello che diceva Chiara. Una volta adottata la tecnologia, molto spesso si realizza che proprio la tecnologia ci può aiutare e facilitare nell'attività anche più tradizionale che abbiamo sviluppato in precedenza, magari sfruttandola per scalare ancora più facilmente il nostro business anche all'interno appunto di canali e comunità virtuali come quella di LinkedIn. Quando abbiamo intervistato i buyers, gruppi di buyers, loro ci hanno detto che la maggior parte ci hanno detto che il lavoro da remoto ha facilitato il processo d'acquisto. Magari non si erano ritrovati mai in passato in questa modalità, ma poi effettivamente lavorando da remoto sono stati anche più veloci e rapidi nelle loro decisioni di acquisto. E se prima qualcuno magari non si fidava moltissimo di un interlocutore che vedeva soltanto in video call, beh, oggi vuole continuare a farlo e lo vuole continuare a fare probabilmente perché anche le sue esigenze sono cambiate e sono esigenze che sono più legate a una flessibilità del lavoro che un po' tutti richiediamo, magari in altre forme, non solo monodimensionali in questo, come siamo, diciamo, come stiamo operando, come stiamo lavorando in questo momento, ma magari appunto con un buon mix tra tradizionale, virtuale, che sarà poi un po' il processo transitorio, probabilmente per un'evoluzione del tutto virtuale del ruolo commerciale. Ok, grazie mille Davide. Se nessuno di voi vuole aggiungere niente, abbiamo alcune domande che sono arrivate. E una è per Chiara, sulle impostazioni del profilo. Chiedono, la sezione attività, siccome non hai parlato, se c'è qualche suggerimento sulla quantità, qualità e tipologia di attività da inserire. Allora, qua dipende tanto, la risposta dipende in maniera molto sintetica, nel senso che dipende tanto evidentemente da di chi stiamo parlando, qual è insomma la sua strategia di personal branding. Evidentemente in generale, però do un consiglio che è molto generico,
anche l'algoritmo tende a privilegiare il fatto che si pubblichi in maniera costante, no? Quindi magari poi dipende anche dalla familiarità. Se uno non è abituato a pubblicare spesso, iniziare con una volta a settimana, poi passare a due, insomma, così che diventi veramente un'abitudine. Però anche in questo caso, insomma, va calata la risposta sulla specifica o azienda o persona, insomma, è quello che vuole raggiungere. Ci sono diverse modalità, insomma, di attività su LinkedIn in ogni caso, per cui anche qui consiglio di diversificare il più possibile. Possiamo pubblicare un post, possiamo condividere i post magari di clienti o potenziali nuovi clienti, i post dell'azienda, no? Quindi il marketing, tutto il contenuto marketing che l'azienda produce. Andiamo poi anche a commentare sotto invece, non so, pubblicazioni di esperti di settore, piuttosto che appunto i nostri C-level o i potenziali nuovi clienti. Tutto questo, tutti questi piccoli passaggi, quindi diversificati, pian piano vanno proprio a costruire quello che è il brand professionale e una varietà anche di attività. Chiarissimo, direi. E invece una domanda più generale è quali sono le geografie dove LinkedIn Sales Navigator è più utilizzato nel settore assicurativo? Se ne avete un'idea, se avete qualche dato a proposito. Allora, non con certezza, ma questo è un dato che vi possiamo ritornare facilmente. Comunque sospetto che siano proprio gli Stati Uniti. Noi, diciamo, sulla financial services in particolar modo siamo stati molto attivi negli Stati Uniti, abbiamo creato anche una linea di business specifica per quel settore lì. Quindi il mercato sia finanziario che assicurativo c'è un focus molto specifico appunto nel territorio statunitense. Come ogni, diciamo, evoluzione, come ogni trend, i primi si sviluppano negli Stati Uniti e poi a cascata anche in EMEA, in Europa e Middle East. Comunque non vi posso dare un dato certo, ma è un dato che vi possiamo accompagnare, diciamo, magari con il follow-up della registrazione. Perfetto, così poi integriamo successivamente e chi ha seguito questo webinar o anche chi non l'ha seguito potrà avere un'idea. E infine ci chiedono come funziona l'assegnazione dei LinkedIn Live. Questa è una domanda che un po' esula, diciamo, il tema centrale del webinar, però sono certa che sia di grande interesse e nel senso che ci chiedono un po' se c'è un parametro in base al quale viene assegnato oppure no, perché ci sono, diciamo, dei conti che non tornano a volte. Sì, su questo immagino si riferiscano alla possibilità di diventare broadcaster live su LinkedIn. Effettivamente vi confermiamo che la procedura è il form per richiedere che c'è online su LinkedIn, poi magari Manuela vi condividiamo anche il link per quello. Sappiate che quest'anno in particolare c'è stata veramente molta richiesta per diventare broadcaster ed era ancora, diciamo, una funzionalità in beta. Quindi per questo non è stata rilasciata tutta la platea di LinkedIn. I parametri sono diversi, diciamo non entreremo nel dettaglio qui oggi, però la strada è quella, quindi vi confermiamo che ci si mette, diciamo, in coda facendo la richiesta tramite quel form e sarà poi una funzionalità che verrà a un certo punto rilasciata diciamo, al pubblico più ampio. Però per il momento c'è veramente molta richiesta e quindi per questo che forse alcuni di voi insomma, stanno ancora aspettando. Ok, e è arrivata un'altra domanda che chiede qual è lo strumento più adatto per il potenziamento della rete commerciale, se Sales Navigator o Recruiting. A me verrebbe da dire forse la combinazione di entrambi, però lascio a voi la risposta. Scusami, il focus è come creare una rete di contatti, diciamo, più efficaci, cioè con quale strumento? Sì, quale strumento è quello migliore per potenziare la rete commerciale? Beh, indubbiamente Sales Navigator, ora vi sembrerà chiaramente di parte il commento, ma in realtà il recruiter, ma lo dice la parola stessa, è una soluzione che è adibita alla ricerca di talenti. Il Sales Navigator invece analizza i dati di attività, le attività che sviluppano i contatti. Quindi tendenzialmente io vado a generare un touch su un contatto, vado a generare appunto
l'opportunità su quella lead nel momento in cui ricevo un insight che è rilevante, che mi permette di agganciarmi poi a un argomento per entrare in connessione con quella persona. Quindi effettivamente le due piattaforme sono piattaforme distinte e vengono utilizzate da ruoli diversi. Da una parte c'è l'HR, dall'altra c'è l'area sales. Poi ricordatevi sempre, e questo è qualcosa che magari chiaramente per chi sta dall'altra parte realizza meno, ma LinkedIn, come altre società del mondo tech, hanno un modello di vendita SaaS. Quindi quelle soluzioni che noi abbiamo visto sono soluzioni software as a service. Quindi il nostro compito è quello di mettere a disposizione un prodotto sul mercato e poi sono i nostri sviluppatori che trimestralmente rilasciano sempre dei nuovi aggiornamenti all'interno di quelle soluzioni. Quindi è chiaro che gli aggiornamenti sono distinti rispetto a poi quella che sarà la finalità di utilizzo. Le integrazioni di Sales Navigator con il CRM aziendale sono integrazioni che sono nate da piccoli insight che venivano inglobati all'interno del CRM a un approccio molto più olistico che va a agganciarsi anche con poi l'attività di nurturing delle lead che vengono sviluppate all'interno appunto di Sales Navigator e poi immagazzinate all'interno del CRM aziendale. Quindi sono due prodotti distinti, hanno delle finalità diverse e soprattutto avranno degli sviluppi che andranno in direzioni completamente opposte, uno per la vendita e l'altro per la ricerca di talenti. Quindi diciamo per questa la risposta non è di parte, ma più che altro è la risposta secondo me più consona alla domanda. Ok, e il tempo del webinar è scaduto, anche se ci sarebbe ancora molto da parlare. E, rimandiamo le risposte alle altre domande al follow-up successivo. Vi ringraziamo tutti quanti per la partecipazione, sia lato ascoltatore sia lato speaker, ovviamente. E grazie mille per il vostro contributo e Un buona saluto a giornata. tutti, grazie a Grazie a tutti. voi. Ciao, buon lavoro. Ciao. Ciao, buona giornata. Ciao. Ciao.